Buongiorno agli amici di QDS.it, il sito internet del quotidiano di Sicilia. Siamo qui per una nuova puntata del nostro format QDS Pausa Caffè e siamo qui con un ospite gradito, Vincenzo Montanelli. Buongiorno. Che è quello che in sostanza organizza il festino di Santa Rosalia, che come tutti i palermitani e i siciliani sanno è l'evento, diciamo, principale per quanto riguarda il capoluogo siciliano, e fa parte della VM Agency Group, e insomma ci parlerà di quello che sarà un altro festino che non c'è, diciamo, perché insomma la pandemia è vero che sta allentando la morsa, siamo in zona bianca, però da oggi non ci saranno le mascherine, da questa settimana all'aperto ovviamente, quindi all'aperto al chiuso sempre, mascherina sempre in tasca. Insomma, parliamo di questa organizzazione. Buongiorno, grazie per avermi invitato a questa trasmissione, saluto i telespettatori. Per partire sin dalla fine, è chiaro che noi che lavoriamo all'esterno la mascherina deve essere sempre in tasca. Assolutamente. Quindi, diciamo, è una scorta che ormai ci porterà. Ovviamente se ci vedete senza mascherina è perché siamo entrambi vaccinati e con il Green Pass. Assolutamente sì, ed è una condizione sine qua non che bisogna aspettare almeno per un po' di tempo per quanto riguarda la questione degli appuntamenti e degli eventi. Il festino l'abbiamo chiamato già l'anno scorso, il festino che non c'è, perché l'anno scorso è stata ancora più drammatica l'esperienza di un festino che non c'è stato. Noi abituati a fare un festino con circa 800.000, un milione di presenze, numeri quantificati e certificati anche dalla questura, il festino dei record del 2018, Palermo Capitale Italiana della Cultura, abbiamo fatto un festino meraviglioso, 2019 abbiamo fatto dei festini con numeri incredibili, dove si crea anche un indotto non indifferente dal punto di vista economico, culturale, laico, religioso, di rientro chiaramente nella terra natia di molti emigrati all'estero, per cui rientrano in occasione della festa di Santa Rosalia per trascorrere un periodo anche con i parenti, ma ritornare a quello che è la Santa Patrona, quindi fare un percorso che vada anche verso il santuario, che è un percorso anche religioso, e anche i non credenti, spesso ne abbiamo incontrati tanti, la festa del Santa Rosalia del 14 luglio non se la vogliono perdere, perché non è solo un momento religioso, ma è anche un momento ludico, di divertimento, affascinante, è un momento in cui c'è un'incredibile volontà chiaramente di uscire, di partecipare a questa grande festa. Si figuri che noi lo chiamiamo il festino di Palermo, ma è la festa più grande della città. No, ma infatti il festino, insomma, c'è questa... Lo chiamo festino. Quindi comunque, dato che ovviamente per forza di cose 800.000 o un milione di presenze non si possa avere, diciamo che no. Come sarà? Ecco. Quest'anno sarà caratterizzato dal restauro e ripristino del carro dello scorso anno e di 2 anni fa, perché non c'è stato modo di fare un altro carro, perché comunque non c'è stato modo di affidare la possibilità di organizzare un altro evento, perché ci vogliono circa 6-8 mesi per organizzare un festino nella città. Ma siccome si naviga a vista, non sono esattamente. Quindi d'accordo con il sindaco, con l'assessore alle culture Mario Zito, con il sindaco Orlando, si è deciso chiaramente di ripristinare il carro che già l'anno scorso era stato messo in mostra ma fermo ai quattro canti, e che 2 anni fa si è realizzato all'interno della casa circondaria del Lucciardone insieme ai detenuti. Infatti non a caso abbiamo ripristinato la squadra di 2 anni fa, quindi Accademia di Belle Arti, che erano ancora degli allievi, oggi ex allievi ma adesso sono dei professionisti all'Accademia, guidati da Fabrizio Lupo, che è il direttore scenografo che ho nominato, e con un passaggio con la casa circondariale dei detenuti ripristiniamo questo carro, e il 10 luglio questo carro verrà portato intorno alle ore 21, lo porteremo ai quattro canti. Quindi non è una processione, non è un'attività destinata, accompagnata con bande musicali, eccetera, ma è uno spostamento del carro da Piazza del Parlamento, dove si trova adesso, dove si ci lavora più nelle ore serali notturne che di giorno, perché le temperature non ce lo permettono, e verrà portato ai quattro canti, dove lì starà invece illuminato
giorno e notte fino al 15 luglio, laddove chiaramente i turisti possono fare. Tenga presente che in questo momento il carro, purché è stato vandalizzato con scritto ingiurioso contro il sindaco, ed è stato vandalizzato anche dal punto di vista strutturale, perché è stato fermo 2 anni, e noi abbiamo trovato di tutto allo sopra, il carro fermo, fermo anche a Piazza Bellini. Purtroppo, quindi, diciamo, purtroppo non stupisce. Non si stupisce, noi lo utilizzavamo come un camper. Esatto, purtroppo non si stupisce, perché comunque ormai il livello di degrado, diciamo, che sta raggiungendo, anzi ha superato i livelli, diciamo, perché comunque va, se si profana tra virgolette, anzi no, senza tra virgolette, il carro di Santa Rosalia, vuol dire che insomma si è andati, ma non c'è rispetto, secondo me non c'è pure la conoscenza chiaramente di quello che potrebbe essere l'aspetto non solo religioso ma anche ludico. Cioè, noi abbiamo notato che questo carro veniva utilizzato come un camper, dove c'è gente che ci dormiva dentro, scritto ingiuriose sia fuori nei confronti contro il sindaco Ronda, che poi non capisco perché io dico non ne capisco la motivazione. Noi siamo intenti che ogni cosa che non va, la colpa è sempre del sindaco, non comunque sia di qualunque città. Diciamo che ultimamente qualche motivo qualcosa si potrebbe anche trovare. Non chi scrive con le bombe. Assolutamente. Forse lo conosce proprio. Ma questo si figura. Perché poi il sito se c'è una buca è colpa di se sì, c'è se incidente. C'è una buca, se va via la luce, ecco, per me è tipico, è una mente eccelsa, una persona incredibile, devo dire, una preparazione incredibile. È difficile gestire e governare una città come Palermo. Però poi è a questo, diciamo, punto, lui con una certa esperienza la dovrebbe avere. Beh, 22 anni, diciamo che qualche. E quindi poi questo carro nel contesto dove siamo l'abbiamo trovato proprio completamente rovinato dalle statue, dai quadri che sono stati fatti. E quindi stiamo facendo tutto un ripristino, un restauro, un collaudo, non solo delle parti scenografiche, perché a cura dell'Accademia delle Arti, ma delle parti tecniche, del sistema frenante, la pompa idraulica. Considera che è un carro di 11,50 m di altezza, 9.000 kg di peso, 4,50 m di larghezza e 10 m di lunghezza. È un carro che, se non ha tutte le condizioni a norma affinché possa essere messo su strada, il carro non si può muovere da là. Certo. Quindi noi stiamo lavorando proprio con gli ingegneri, lavoriamo più nelle ore serali notturne per il ripristino del sistema frenante, con l'auto del sistema degli ammortizzatori, lo chassis, riprendere tutte le saldature che ci sono dalla statua a scendere, riprendere quelli che sono tutte le parti del tavolato. Cioè, è un carro che deve essere nelle condizioni di essere messo su strada e che deve arrivare ai quattro canti in tutta la sua bellezza e il suo splendore. Certo, mancherà la parte, diciamo, processi, cioè mancherà la gente, mancherà. Oppure sì. secondo lei c'è magari qualche sorpresa? No, guarda, io ci spero sempre, ma abbiamo già parlato col sindaco, non c'è nessuna possibilità. Non c'è nessuna. Non c'è, anche perché così che mancano pochi giorni. Anche se sarà difficile, secondo me, quest'anno frenare. Non si potrà frenare, perché non verrà alimentata. Non verrà alimentata. Però noi sappiamo già che, per esempio, la sera del 10 luglio, quando ci sarà il momento in cui porteremo il carro ai quattro canti, anche se lo facciamo alle 22 di sera, quindi evitiamo, per evitare il traffico, le persone, ma già sappiamo che probabilmente sarà, ma si figuri, quando l'abbiamo portato noi dal 9 giugno, il 9 giugno sera, l'abbiamo tagliato da Piazza Bellini fino a Piazza del Parlamento, quindi sera alle 21:30 è partito, molta gente ferma ai quattro canti, appena ha visto il momento dei lampeggianti, il momento dei vigili eccetera, gli applausi di un carro che era completamente scassato, gli applausi, le foto, le cose, è stato bellissimo. Senta, lei mi parlava, sì. No, a me insomma parlava di un gemellaggio tra le due anime, diciamo, della Sicilia dell'Est e Palermo e Catania, ma un gemellaggio nel senso Santa Rosalia e Sant'Agata, cioè le feste. Sì. È una cosa che ovviamente incuriosisce molto, magari a qualcuno potrà anche storcere il naso, perché insomma le tradizioni eccetera, ma lei che cosa intendeva, cioè nel senso qual è la sua visione, se così si può... La mia visione parte da un po' più lontano. Io mi occupo del festino dal 2015, sì, a vario titolo, prima per i servizi organizzativi e poi per tutta la parte anche organizzativa, scenografica, tecnica e artistica. E in questi 6 anni ho potuto verificare quanto è importante la presenza, perché il successo di un evento, qualunque esso sia, noi parliamo proprio dei grandi eventi, sì, il successo di un evento ti dà la presenza del pubblico. Certo. Okay? È la presenza del pubblico che in qualche modo si fa da portavoce di quello che è la città,
no? Perché certo. Se va bene, come è andato bene fortunatamente, grazie a Santa Rosalia, tutti gli eventi poi dico, ah sai che è stato bello, ci devi tornare, perché poi ci sono, c'è il tour operator, l'agenzia di viaggio, ci sono i ristoratori, quindi le cose che vanno bene si fanno poi un portavoce, un tantam naturale di quello che potrà essere l'anno successivo, quindi quest'anno me lo sono perso, l'anno prossimo non me lo perdo. Allora io ho visto quant'è l'importanza della festa di Santa Caterina, è una festa meravigliosa, l'ho seguito molto da vicino. E avevamo iniziato prima del lockdown, proprio nel 2019, anzi fine 2018, fra il 394esimo e il 395esimo festino, un'interlocuzione proprio con le parti religiose e le parti amministrative con Catania e Palermo, affinché si potesse prevedere un'idea di un gemellaggio fra i due grandi eventi religiosi in Sicilia. Consideriamo che Santa Caterina è anche copatrona della città di Palermo, non a caso è 4 grandi. Gemellaggio. Specificatamente cosa? Ma guardi, il gemellaggio che noi che io intendevo e che poi abbiamo fatto un ponte per via, cosa era un gemellaggio che potesse essere messo insieme e poter presentare a tutto il mondo gli eventi, perché non basta mai promuovere un evento affinché ci possa essere un ritorno. E allora bisognava, a mio avviso, mettere insieme due grandi eventi religiosi, forse anche messo quello di Santa, quello di Siracusa, Santa Lucia, che è anche presente qui a Palermo, e promuovere i grandi eventi religiosi del mondo attraverso la BT di Milano, l'ITB di Berlino, attraverso forme nuove chiaramente di esposizione possa essere a Dubai, perché va promossa la Sicilia, va promossa chiaramente il turismo religioso, va promosso quello che è anche un momento che non solo religioso, ma anche un momento chiaramente turistico, laico, e che con un pacchetto di eventi che arrivi tra i grandi saloni del turismo nel mondo promuove contemporaneamente la Sicilia, quindi non puoi esserci a febbraio per la Santa Caterina, ma ti puoi organizzare per luglio e viceversa, cioè è importante poter programmare e pianificare, se si fa da soli non si ha la stessa forza, certo. Da soli si ha una forza per poter programmare e promuovere, ma non basta, la Sicilia potremmo vivere di turismo, lei lo sa bene, lei lavora sulla comunicazione da molto tempo e sa benissimo che se fossimo più organizzati, se fossimo chiaramente un po' più compatti, anziché avere ogni tanto delle disfunzioni interne che un occhio non può vedere l'altro occhio, ma se fossimo più organizzati probabilmente riusciremmo a vincere questa specie di omertà che noi siciliani abbiamo, perché se messi insieme abbiamo più forza, più potenzialmente più forti a poter promuovere l'evento Sicilia, probabilmente avremmo anche un riscontro maggiore. Questa mi colpisce sempre questa cosa, perché è un'affermazione che fate molti imprenditori, in realtà la scorsa settimana abbiamo avuto ospite Donato Di Donna, che sarebbe l'amministratore unico di Cappadonia, i Geati, e diceva esattamente la stessa cosa, cioè, però non lo so, non riuscite a trovare forse la quadra tipo per un'unione che può portare poi a questo, a quello che dite. Io, quello che dice lei è corretto. No, ma non lo dico io. Ma lei è un uomo sopra delle parti, sì, ci guarda dall'alto. Non dall'alto, vi guardo. Ci osserva. Guardi, quello che io avevo già detto all'assessore già al turismo lo scorso anno, quasi vigile di un momento di questo stacco della pandemia, forse il mese di giugno scorso, proprio non fa, era quello di creare una cabina di regia. Cioè una cabina di regia che potesse mettere insieme i grandi eventi della Regione Sicilia, poter pianificare e poterli promuovere, che in parte si fa, ma in molta altra parte no. Quindi vuol dire una cabina di regia settorializzata, probabilmente del territorio, che possa promuovere il territorio della Sicilia occidentale, centro-orientale, che possa avere una cabina di regia, perché è tutto impossibile farlo, mi rendo conto, però se la cabina di regia fosse una cabina di regia madre e si potesse avere tre sottogruppi, centro, occidente e oriente, che poi è orientale chiaramente, della Sicilia parliamo, e quindi promuovere il territorio, gli eventi, perché non c'è soltanto l'estate, non c'è soltanto gli eventi estivi, noi siamo una regione con grande vocazione turistica e probabilmente d'estate si lavora di più che d'inverno, certo. Ma d'inverno non ci dimentichiamo che noi abbiamo tantissimi posti che possiamo promuovere, forse d'inverno è come se andassimo in letargo e poi ci cominciamo a svegliare verso il mese di marzo, aprile, ora che facciamo? È il classico detto
corretto, no? E invece va lavorata 365 giorni una pianificazione con una cabina di regia, ognuno esperto del proprio settore che possa dare un contributo a poter stilare un unico programma che poi messo insieme si integra fedelmente con quelli che sono i progetti di promozione del territorio. E faccio l'ultima domanda. Certo. Abbiamo parlato di grandi eventi, sì. I grandi eventi torneranno come prima, dopo questa pandemia, oppure no. Ci sarà sempre qualcosa? No, guardi, in questo momento non credo che i grandi eventi possano tornare come prima, almeno per questa stagione. No, ma io non parlo di questa stagione, parlo in futuro. In prossimo futuro, no, più o meno. Guardi, più o meno futuro. Noi viviamo di grandi eventi, io sono organizzato di grandi eventi, lo sono diventato perché da 33 anni faccio questo lavoro, non solo in Sicilia, non solo a Palermo, ma ho lavorato anche in altre città d'Italia, ho lavorato all'estero e fortunatamente questo mi ha creato una sorta di possibilità di potermi confrontare con territori diversi, no? Perché se rimane nello stesso territorio è come se tu fossi il migliore di tutti, ma quando ti confronti con quelli dello stesso territorio probabilmente non cresci, non hai possibilità di capire. Allora quando vai, così come sono stato a Mosca, a Riga, a Lettonia, dove sono stato a organizzare degli eventi anche a Stoccolma, a Santiago de Compostela, allora ti rendi conto come lavorano gli altri e cerchi di prendere il migliore delle cose che puoi aver imparato e li importi nella nostra isola. E i grandi eventi al momento non ritorneranno, noi speriamo che possano ritornare, ma probabilmente ci sarà sempre questo Green Pass, perché bisogna capire anche la terza dose del vaccino, chi ha fatto le due dosi, la quarta ondata. Quindi ci sarà, guarda, è tutto un'incognita, noi ci speriamo sempre, perché la speranza è l'ultima a morire. No, ma, però ci mancherebbe. Quest'anno secondo me no. Accontentiamoci. Io ringrazio il dottor Vincenzo Montanelli per essere venuto. Grazie e buonasera a tutti. Grazie, arrivederci.